Manfredonia riabbraccia Monsignor Domenico D'Ambrosio, arcivescovo metropolita di Lecce, che ha scelto la città garganica per festeggiare i 25 anni di episcopato e i 50 di sacerdozio. Don Mimì, come lo chiamano da queste parti, ha scelto il giorno di San Lorenzo, patrono di Manfredonia, per celebrare questa doppia ricorrenza. In una cattedrale gremita come non mai, D'Ambrosio ha presieduto la liturgia, prima di partecipare alla solenne processione insieme all'arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, Monsignor Michele Castoro. Per il presule di Peschici è stata l'occasione utile per ripercorrere i suoi primi anni da vescovo e una vita al servizio della Chiesa. Che effetto le ha fatto il ritorno nella sua terra? Ho detto prima, è una brutta emozione, perché che vuoi, però ecco, mi sento a casa, c'è poco da fare, perché qui sono nato. Al sacerdozio, ragazzino nei seminari, i primi anni di sacerdozio qui, poi la provvidenza ha voluto che venisse a fare anche il vescovo contro ogni logica, e quindi i legami sono tanti, i legami non si scindono e non si devono, no che non si devono. Il modo migliore per festeggiare i suoi due anniversari oggi qui nella sua terra? Sto qui a Manfredonia, ma tanto il modo migliore è quello che ho celebrato nella mia diocesi, ma adesso il secondo è questo qui. E poi è bello però nella mia terra. Domenico D'Ambrosio è iniziato dalla diocesi di Termoli Larino, la piccola molisana che gli fu affidata dal Papa Giovanni Paolo II dal 1990 al 1999, prima di approdare a quella di Foggia Bovino per il primo incarico da arcivescovo metropolita, impegno durato fino al 2003 quando fu chiamato all'arcidiocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo. Nel 2009 fu Papa Benedetto XVI a nominarlo arcivescovo metropolita di Lecce, al posto di Cosmo Zuppi, che aveva ampiamente superato l'età della pensione.